Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Lessi, questo è un canale dedicato a tantissimi argomenti diversi e oggi torniamo a parlare di Germania con un video che mi è stato suggerito per via in diretta, nel senso che sotto il video in cui parlavo dell'educazione, quindi delle differenze dell'educazione tra Italia e Germania, qualcuno mi aveva chiesto se secondo me era dovuto appunto alla differenza di religione tra Italia e Germania. Comincerei col dire che in Germania ho sentito molta, diciamo, una fede molto più attiva rispetto che in Italia, poi potrebbe essere dovuta al tipo di persone che frequento. Mi verrebbe da dire, in Italia, dove abbiamo la sede, il centro della Chiesa cattolica, ho come la sensazione, ma ripeto, questa è una sensazione mia, che la gente sia più legata al formalismo della religione che dopo al credere dal punto di vista pratico, nel senso che mi sembra che ci siano tante persone che vanno in chiesa per poter dire di essere andate in chiesa, ma che poi dal punto di vista pratico, quando devono andare ad aiutare qualcuno, andare a mettere in pratica quello che la Chiesa insegna, che ci sia meno attenzione rispetto alla Germania. Ripeto, probabilmente è solo una sensazione mia. Qui devo fermarmi per fare una piccolissima precisazione, perché ho fatto diversi video in cui parlavo di religione adesso, e questo qua è vecchio e lo sto presentando adesso, però l'ho registrato tantissimo tempo fa, è stato forse il primo che ho dedicato all'argomento. Successivamente, vi raccontavo, ne ho fatti altri, e sotto ogni singolo video mi arriva sempre la stessa domanda, per cui ho pensato che fosse il caso di rispondere all'interno del video una volta, così forse non devo ripetermi ogni singola volta, perché fate i commenti. Però tante volte non vi rendete conto di quanto alcuni siano ripetitivi. Quando la stessa domanda arriva 10, 20, 30 volte, comincio anche io a stufarmi un po' di andare a rispondere. Quindi la curiosità in questo caso era come mi posiziono, insomma, qual è la mia visione nei confronti della religione. Io sono agnostica, nel senso che non sento tutto questo bisogno di avere un'entità superiore all'interno della mia vita che le dia un senso. Però mi rendo conto che questa è una visione, è un modo di recepire, di vedere la realtà basato sulle conoscenze che ho io e il mio modo di approcciarmi alla vita. E questo fa sì che sia appunto una delle tante visioni possibili e che non sia l'unica, per cui all'interno di questa mia visione, basata su regole scientifiche, su conoscenze scientifiche anche, che per me devono essere fondanti della realtà, non c'è spazio per determinate cose. Questo non significa che la mia appunto sia l'unica visione o l'unico modo per comprendere tutto quello che ci circonda, e quindi la vedo come, ripeto, una delle tante visioni possibili, tra le quali può esserci anche una visione religiosa, quindi non ho assolutamente problema nei confronti di chi ha una visione diversa della realtà. Pur di mio non essendo credente, riesco a capire come anche l'essere credente possa avere una sua coerenza interna e andare a rispondere appunto a questa esigenza di capire, di comprendere, di conoscere tutto quello che ci circonda. Per cui non vedo le due cose come in contrapposizione, ma più che altro come modi diversi di descrivere la stessa cosa. Un'altra cosa molto interessante, la differenza, è che mentre noi, quando facciamo la dichiarazione dei redditi, ci viene chiesto di destinare l'8 per mille a sostanzialmente chi vogliamo, nel momento in cui voi vi trasferite in Germania e siete, non so, cristiani, quella percentuale delle vostre tasse va automaticamente alla Chiesa cattolica, e va alla Chiesa protestante, va alla Chiesa a seconda della Chiesa in cui siete. L'unico modo per non pagare questa tassa sulla Chiesa è appunto dichiarare di non essere credenti, e quindi di non avere nessuna Chiesa. E forse è questo che porta ad avere anche un rapporto diverso con la religione, perché nel momento in cui ci sono soldi da spendere, credo che ci sia anche più attenzione a vedere cosa si sente per davvero. Cioè, io credo che in Italia siamo abituati che a tot anni fai la comunione, a tot anni fai la cresima, e siccome la fanno tutti i tuoi amici, finisci per farla anche tu. Poi se sei particolare come la sottoscritta, ti rifiuti, ti impunti. Però io ricordo che, non avendo fatto la cresima, ho avuto diverse discussioni con i miei genitori che volevano insistere perché io la facessi. E quindi in Italia, anche se non sei credente, alla fine finisci per prendere comunque i sacramenti, mentre in Germania credo che ci sia più libertà, forse da questo punto di vista, più attenzione a
quello che senti, che ti porta dopo a essere un po' più pratico nel mettere in pratica quello che ti viene insegnato, perché sei costretto a riflettere su questa cosa, cioè non è una cosa che porti avanti perché si fa così, perché quella è una tappa fondamentale, cioè fare la prima comunione è una tappa fondamentale in seconda, terza elementare, quel che è. Un'altra cosa molto interessante è che all'interno della scuola, mentre noi abbiamo l'ora di religione, chi non fa religione ha le altre attività, quindi può fare, non so, italiano piuttosto che matematica piuttosto che arte. In Germania c'è l'ora di religione cattolica, dove vanno i bambini cattolici, c'è l'ora di religione evangelica, dove vanno i bambini evangelici, e via dicendo. Nella scuola dove ero io c'era solo religione cattolica e religione evangelica come ora di religione prevista. Quindi chiaramente i bambini che facevano religione cattolica non andavano a sentire religione evangelica, ma facevano o tutti e due religione nello stesso momento, oppure chi non faceva religione faceva altre attività di gioco piuttosto che laboratorio, piuttosto che quello che è. E quindi comunque in Germania ci sono, o quantomeno in questa scuola, c'erano le ore di religione separata. Io non saprei a dire il vero se è una cosa positiva o una cosa negativa, perché in Germania vediamo una cosa molto pratica: chi segue quella determinata religione viene, è brutto da dire, ma indottrinato su quella determinata religione, che è quello che da noi poi va a fare la catechesi, quindi noi ce l'abbiamo a parte. In Italia religione è più una storia delle religioni, quindi chi fa religione non fa religione cattolica, fa un insieme di tutte le religioni. Anche nell'ora di religione cattolica vengono insegnate cose riguardo alle altre religioni, poi magari l'insegnante non è particolarmente formato, l'insegnante preferisce magari dare un indirizzo prettamente cattolico, queste sono scelte, però vedo che tendenzialmente per il fatto di avere un'ora di religione unica c'è anche attenzione nei confronti delle persone che seguono una religione diversa, e quindi che l'ora di religione finisce, non è stabilita a livello statale, però finisce per diventare un'ora di storia delle religioni, di confronto sulle religioni, e trovo che sia anche un bel momento per trovarsi insieme con bambini o ragazzi che seguono e credono in altre religioni. Discorso che mi viene fatto da tutte le persone che credono, che trovano molto più difficile accettare il fatto che io non creda in un Dio rispetto al fatto che io creda in un Dio diverso, perché la cosa di fondo che ho sentito da parte di tutti, cristiani, musulmani, eccetera, eccetera, è che alla fine tutte le religioni monoteistiche credono nello stesso Dio, e le persone che seguono le religioni monoteistiche sono convinte che il loro Dio sia lo stesso di quello degli altri che seguono l'altra religione, per cui alla fine che tutti definisca cristiano per un musulmano non è un problema, almeno per i musulmani che conosco io, poi se voi ne conoscete di intransigenti sono problemi vostri, insomma chiariamoci su questa cosa, però le persone che frequento io sono molto aperte da questo punto di vista e quindi considerano il Dio cristiano lo stesso del Dio musulmano, e lo trovo un bel messaggio, cioè alla fine crediamo tutti nello stesso Dio nonostante gli diamo nomi diversi, e è bello proprio vedere che hanno più difficoltà nel fatto che una persona non creda rispetto appunto alla diversità, che poi è quello che chi non crede sostanzialmente contesta le religioni, cioè che servono solo per lottare. Credo che non sia vero, e che questa cosa lo dimostri, cioè che questi discorsi lo dimostrino, quindi questa apertura al Dio diverso sia una cosa meravigliosa. Poi credo anche che se una persona non crede non è che può riuscire a credere così all'improvviso, cioè se non fa parte del suo sentire è anche difficile riuscire a dire sì è per forza così, anche perché un discorso bellissimo che aveva fatto il mio professore di religione al liceo era Dio dà la possibilità di non credere, perché se desse delle prove certe della propria esistenza non ci sarebbe la possibilità, non ci sarebbe più libero arbitrio, non ci sarebbe la possibilità di non credere, quindi credere diventa un atto di amore, un atto di convinzione nel momento in cui lo fai senza prove. E questo l'ho trovato un bel discorso, sebbene chiaramente non lo condivida, perché non condivido quantomeno la conclusione. Quindi tornando alle differenze e al confronto con la Germania, ci sono cristiani cattolici, però la maggior parte sono evangelici, e trovo che la religione evangelica sia in generale molto meno dogmatica rispetto alla nostra, quindi rispetto, la considero mia comunque perché sono sempre stata cresciuta con una cultura cristiana cattolica. Può essere che questo si rifletta appunto nell'educazione dei figli, però non essendo un tema che conosco molto bene, mi diventa difficile anche avanzare ipotesi
su quale potrebbe essere la ragione, quale potrebbe essere magari il precetto che porta ad un'apertura piuttosto che a una chiusura su alcuni argomenti. E quindi tenderei a lasciare a voi un po' la discussione, cioè chi appunto è più esperto di me in questo campo, se riesce a definire, abitando in Germania, quindi conoscendo e avendo il confronto tra le due culture, ma potrebbe essere la Germania come la Francia, come qualunque altro posto in cui c'è appunto una religione diversa, se riesce a notare differenze nell'atteggiamento nei confronti degli altri e nell'educazione dei genitori verso i figli, quindi delle differenze basate sul diverso tipo di fede, sul diverso tipo di religione alla base della cultura, alla base delle credenze. Quindi veramente stavolta lascio il discorso a voi, sono curiosa di sapere, di scoprire cosa riuscirete a trovarmi fuori, che argomenti mi porterete qua sotto in descrizione, qua sotto nei commenti. Detto questo io vado a concludere, se il video non vi è piaciuto pollice in giù, se il video vi è piaciuto pollice in su, in entrambi i casi fatemi sapere perché. Voi sapete che su questo canale affrontiamo tantissimi argomenti diversi, per cui se vi piace sentire la sottoscritta che chiacchiera, mamma mia che in fretta che sto parlando, non so se neanche se mi riuscite a seguire o se riuscite a capire cosa sto dicendo, ma io vado avanti lo stesso perché mi piace, mi diverto a prendervi un po' in giro. Quindi chi non mi sopporta quando parlo velocemente provi a seguire la conclusione di questo video. Come si diceva, affrontiamo tantissimi argomenti diversi, se questi sono argomenti che vi possono interessare vi consiglio di andarvi ad iscrivere al canale e soprattutto di cliccare la campanella per ricevere le notifiche. Noi ci sentiamo tra qualche giorno per un nuovo video, nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.